Stefano, com'è la tua giornata tipo nella barriera corallina, con le barche, con i turisti, in un ambiente così tropicale? Beh, è chiaro che se sei il capitano della barca hai tante responsabilità. Adesso qui davanti ho un bel cider, che si chiama cider, un po' così, sto un po' viaggiando, ultimamente sulle mie vacanze, però ci sono un po' di calcolare quello, insomma mi alzo normalmente presto la mattina alle 6, alle 7 sono in barca, arriva l'ingegnere che va a fare il controllo sui motori, scende sotto, mi dà l'ok che tutto funziona bene. Magari perciò parlo un po' con lui, sento se tutte le parti meccaniche e tecniche della barca sono in funzione, perciò entro su in plancia, controllo che tutti sono arrivati, la crew, l'ultima barca che guidavo erano circa 35 metri, avevo quasi 15 crew di equipaggio, diciamo, controllo che tutti siano in orario, che ognuno sta facendo il proprio lavoro, che ognuno entra dentro, deve fare le sue cose, sono gli hostess di bordo, perciò c'è la macchina del caffè, questo, l'altro, il cibo che si è arrivato, eccetera eccetera, poi salgo in plancia e accendo in sala comandi, accendo tutta la strumentazione, faccio i controlli che tutto vada bene. Se ci sono le giornate in cui devo andare, c'è da fare benzina, perciò arriva il diesel, eccetera eccetera, altre che invece sono un po' più calme, metto su un po' di musica, così tutti quanti sono contenti, si lavora sempre un po' più in felicità. E poi, chiaro, il bollettino nautico, vedo un po' come sono le condizioni, che di solito lo faccio il giorno prima, però cioè vedo un po' come dove andare e non andare, dipende dalla barca, dalla stazza, da quanti passeggeri ho. L'ultima barca sono circa 120, perciò equipaggiamento in immersione, che sia tutto pronto, che sia tutto in regola. E poi avevamo diversi siti, ho diversi siti dove andare, con delle boe, e quelle sono a discrezione dell'intensità del vento, della direzione del vento e del cambio delle maree. Nel North Queensland a volte c'è un cambio di marea anche di 4 metri, perciò la marea bassa e la marea alta, ciò vuol dire che ci sono correnti e bisogna cercare di andare nelle parti del corallo che sono protette. Poi da quando arrivano i passeggeri a bordo, che di solito erano le 8, vedi un po' se sono proprio anziani, proprio giovani, tanti snorkeling, in base alla capacità e l'abilità dei tuoi passeggeri decidi anche quali sono i siti dove sono più protetti o meno protetti, più avventurosi o meno avventurosi. La giornata tipo si svolge, si parte circa intorno alle 8:45, si raggiunge il primo sito che sono circa 38 miglia, 40 miglia dalla costa, parlo di Port Douglas, punto di partenza, perciò nord dove siamo adesso. E si ferma al primo sito, si fa immersione e snorkeling, dopodiché mi sposto con un secondo, sta un'ora, si sposta con un secondo, un'altra immersione e snorkeling per chi invece usa le maschere al boccaglio, con il pranzo, perciò ci veniva un'ora e mezza, poi ci si spostava con un altro sito, che è l'ultimo della giornata, il terzo, con un'altra ora di snorkeling o immersione, a seconda di quello che una persona sceglie di fare, e poi si ritornava circa alle 4, 4 e un quarto del pomeriggio. Da lì poi c'è la barca, si pulisce, chi le cans che lavano la barca, chi su, chi giù, c'è tutto il registro da compilare, un sacco di documenti per vedere che è andato bene, da compilare, eccetera, eccetera, e poi intorno alle 5, 5 e quarto è alla fine della giornata. Questo però è l'ultimo lavoro tipo che facevo da Port Douglas sulla barriera corallina. Ci sono altri siti tipo Early Beach, The Beach Sundays, invece guidavo barche a vela per 2 notti, 3 giorni o 4 notti. Allora lì è diversa la tipologia, si partiva sia la mattina o pomeriggio con un gruppo un po' più piccolo, si andava a vela tra le isole, anche lì a discrezione del vento, maree, si sceglieva un posto che andava bene, l'ancora la sera in qualche bella baietta, e lì ci si fermava, si faceva un po' di festa, si chiacchierava, si faceva cena, eccetera, eccetera. Di solito una routine per 2 o 3 giorni che includeva sia snorkeling o diving comunque, o delle camminate nei vari del parco nazionale per andare a visitare dei posti molto belli come White Haven Beach, eccetera eccetera. Perciò dipende, insomma, la barriera, il North Queensland sono 2.000 km di costa, ci sono 2.200 km di barriera corallina, perciò la puoi accedere a diversi tipi, diversi posti, e è chiaro che dipende dalla barca, situazioni diverse, poi ne ho avuto molte altre chiaramente, ma non sto qui a raccontarne moltissime. Stefano, se potessi consigliare un posto speciale, indimenticabile, da vedere nella barriera corallina, a degli italiani che stanno pensando di venire in vacanza in Australia, cosa consiglieresti? Se è focalizzata la barriera corallina di per sé, la parte migliore, e poi il discorso è il discorso budget, perché dipende da quanti soldi si vuole spendere. Diciamo che la perla, secondo me, ci ho abitato un anno, è un'isoletta molto piccola, si chiama Lizard Island. Lizard Island è a circa un'ora di aereo da Cairns, nel nord-est, si accede per barca o comunque per aereo.
Comunque anche da Cairns, che invece è un centro un po' più grande, che è circa 2000 km a nord di Brisbane. Cairns offre delle opportunità diverse, sono delle barche che possono fare circa 4-5 giorni e partono da Cairns, seguono la barriera corallina e vanno a circa 250 miglia a nord, dove concludono il loro percorso con queste isole, l'Easter Island. Vicino all'Easter Island si chiama Ribbon numero 10. La barriera corallina si divide in ribbon, che sono come le coste della spina dorsale, numero 1, 2, 3, 4 dei nomi, la parte più alta è a numeri, 1, 2, 3, 4 e 10, è quasi 40 km lungo, una parte lunga, come si dice così, a est della barriera corallina, e ha questo famoso Codol. Siccome c'è una parte, arriva questa lunga striscia di corallo, 40 km, con un'altra, c'è un'entrata molto piccola, c'è un cambio molto alto di nutrimento con lo scambio della marea, perciò i coralli sono molto belli, sono dimensioni molto grandi e attrae diversi tipi di specie di pesci, tra il famoso il potato cod, che sono grossi le nostre cerni, così a volte sono 6, 7, 8 e facevamo un po' noi andavamo da mangiare, ho una scatola di pilce, si chiamano pilce pesce, sott'acqua si andavano a mangiare, c'è quella parte lì, e comunque la parte ancora più nord, culminando con quello che si chiama Osprey Reef, dove andiamo da mangiare gli squali, eccetera, eccetera, un corallo che sale con 300 metri di profondità da ogni parte, quello forse è, diciamo, che è la perla più bella. Per chi ha la disponibilità economica, suggerirei questo, sia di arrivare a Cairns e prendere uno dei vari barconi che ti porta a fare questo tragitto, fai circa una quindicina di diving, magari 2 o 3 notti, dipende dalla scelta, dalla tipologia, che ti porta fino a Osprey Reef, passando dal Codol, e poi ci si ferma all'Easter Island per prendere un aereo per tornare a Cairns. Forse quella, diciamo, che per me è la parte più interessante, la meno turistica, è chiaro che è accessibile soltanto a una clientela un po' più, adesso così, diciamo, vabbè. Stefano, se potessi. Ah, adesso ti chiedo un'altra cosa. Ultima. Stefano, se tra gli ascoltatori c'è qualche italiano che sogna di venire in Australia e intraprendere il tuo cammino, di diventare skipper e guidare delle barche nella barriera corallina, c'è qualche consiglio che ti sentiresti di dargli nel prendere la patente, nel trovare lavoro o nel iniziare questa avventura? Sì, diciamo che tanti considerano il fatto di avere, se hanno fatto delle esperienze in Italia, purtroppo l'Australia da un punto di vista commerciale, per patenti commerciali, non riconosce molto le attività esterne. Se comunque qualsiasi altro avessero fatto del tempo di navigazione in Italia, hanno bisogno di avere tutta la documentazione, più documentazione possibile, fotografie dalla barra di imbarcazione dove erano, tempi di navigazione, i motori, che tipo di motori, kilowattaggio dei motori, cioè la potenza, e tutta la documentazione allegata, e a volte, se va bene, in qualche caso riescono a poterti darmi dei tempi di navigazione che hanno fatto in Italia, li possono passare anche qui. Altrimenti, se una persona vuole cominciare, diciamo, un po' dall'inizio, l'idea è che il primo forse corso è un corso che fanno la prima patentina, che è quella di uso privato, dura poco, sono 3-4 giorni, da lì si agganciano a qualche barca da qualche parte, possono entrare a far parte dell'equipaggio e magari cominciano come mozzi così, danno una mano come volontariato, forse Early Beach è la più semplice come Aria Levy Sundays, possono lavorare o che fanno cucinano o che comunque danno una mano all'inizio come volontari e così cominciano a capire un po' come funziona e da lì c'è un libricino se sono nel Queensland, che si ottiene a uno dei dipartimenti del trasporto, il Maritime Safety in Queensland si chiama, attraverso quello possono cominciare a segnare le varie zone di navigazione, perché l'importante è quello, l'Australia vuole vedere che tu hai esperienza e la vuole vedere attraverso dei tempi di navigazione, perciò ogni giorno, un giorno, due, tre, quattro, per arrivare alla prima patente commerciale saranno circa 300 giorni, perciò bisogna dedicarci, insomma è una passione che uno deve avere per il mare e piano piano insomma si trovano le vie. Oppure l'altra alternativa è come ho fatto io, che ho cominciato un po', mi divertivo sul lago di Garda perché sono di Verona, però cominciando come istruttore di sub, cominciando con il mare, dalle profondità del mare, pian piano si riesce a, così hai già un posto, diciamo in barca, perché porti i tuoi studenti, perciò sei in barca con tutti i giorni, di solito il ruolo dell'istruttore di sub in barca è anche il deckhand, che si chiama qui, che sarebbe il mozzo, perciò quando arrivi,
o quando parti lasci le cime, quando dopo ti occupi dei tuoi studenti, ma quando ritorni le cime sono lì, perciò sei a disposizione del capitano e anche quello ti dà diritto e comunque ti conta come giorni di tempo di navigazione. Perciò quella è un'altra possibilità, partendo da qui, come ho fatto io, pian piano poi riesci ad andare Stefano, hai notato qualche differenza negli stipendi tra quello che è il mercato italiano, europeo e quello che succede in Australia? avanti. Sì, in generale diciamo che sono molto più alti qui, come ho notato su altri lavori, poi dipende perché io ho lavorato anche con il circuito del super yacht, e nel circuito del super yacht è chiaro che sono barche molto grosse, sono barche molto costose e normalmente sono proprietari che hanno una certa facoltà economica, e su questo tipo di imbarcazione qui dipende dall'esperienza se riescono ad avere degli stipendi che sono molto, molto buoni, c'è un rapporto, uno stipendio normale. È chiaro che sì, devo avere l'esperienza, è chiaro che devi capire che comunque vivi un ambiente, la tua casa diventa la barca, perciò devi abituarti a avere dei confini, non è che scendi, vai, te ne vai da qualche altra parte. Perciò da quel punto di vista lì il super yacht può offrire degli stipendi molto buoni e dopo non hai spese perché vivi in barca, dormi in barca, tante volte c'è uno chef che ti cucina, perciò mangi anche molto bene, e così viaggi. Riesci ad economizzare dei soldi molto facilmente. In Australia dipende, dunque, i lavori più onerosi sono collegati adesso a quelle che sono l'industria delle miniere. Le miniere scavano, come tanti miei amici che hanno le mie stesse patenti, però scavano e tutto il materiale deve andare sulle barche, perciò ci sono i barge o comunque piattaforme che si muovono, ci sono quelli che si chiamano i tug, che sono le barche pilota che spostano i mercantili che entrano dentro nel porto. E quelli cominciano ad essere lavori invece che siano attribuiti molto 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 di più. Io ancora non ho fatto questa scelta, nonostante i miei amici mi dicano tu con il tuo padre dovresti venire qui, eccetera, eccetera. Però l'ambiente è insomma un po' più, insomma, sempre con le altre miniere, fai un mese di lavoro, un mese sei a casa, perciò anche quello potrebbe essere interessante o non interessante. Diciamo che è più retribuito di quello che invece è la parte del turistico. Però a un livello di prestigio comunque è sempre più bello lavorare con la camicia bianca, è bene, un ambiente più gioioso, con persone che sono in vacanza, che non che con lavoratori. Comunque poi per ognuno fa la sua scelta, insomma, magari una persona può fare un paio d'anni, ha lanciato quel circuito, guadagni molto molto bene e poi invece ti puoi spostare a quello che invece è la parte più turistica. Lascio a voi prendere le vostre decisioni il giorno che deciderete questo tipo di carriera. Ti ringrazio Stefano per il tempo che ci hai concesso, l'intervista, i consigli utili per tutti gli italiani che ci stanno ascoltando. Se vuoi fare un saluto, io intanto ringrazio questo è Mirko Casagrande di Allova Australia. Lascio a te Stefano. Io potrei fare come i ciclisti, quando arrivano primi io vorrei salutare la mia mamma, il papà, ciao, no, saluto a tutti, vi auguro una fortuna, se siete determinati e volete provare qualcosa di diverso, l'Australia è un bel paese, sono tante possibilità, è chiaro che bisogna essere determinati, il problema più principale è che siamo tanto distanti, perciò ci vuole, insomma, la famiglia a volte pesa, perché una scelta di questo tipo non è sempre rose e fiori, ci sono sempre i rovesci della medaglia, ho passato tanti momenti di solitudine in cui combatti anche tu, c'è sempre da combattere, in ogni caso non c'è niente dato per fatto, bisogna lo stesso tirare fuori i denti, coraggio e anche in quei momenti in cui in solitudine è così, bisogna insomma essere forti. Per gli altri che sono ancora a casa, invidio anche tanto chi sono a casa perché la nostra Italia è bellissima, cibo, amici, contatti e poi siamo latini, perciò abbiamo questa energia, questa carica in più che qua ancora non riesco ancora, nonostante sono 15 anni qui, insomma, sento sempre la mancanza. Perciò mando un abbraccio all'Italia tutta, spero che vada meglio di quello che sento al momento e spero che un giorno riusciamo a fare delle cose belle, perché è veramente un bello paese e ci meritiamo, insomma, di star bene invece di soffrire come stanno facendo tutti qua in questo momento. Ciao!